Nel prestigioso salone di Villa Bassi ad Abano Terme, in provincia di Padova, si è conclusa la mostra Dicono alla droga. Presenze sopra le aspettative, hanno commentato gli organizzatori. L'evento ha richiamato moltissimi giovani, insegnanti e associazioni. Non posso che essere soddisfatto perché da un'idea che è nata insieme all'associazione Mondo Libero dalla Droga, far qualcosa per i giovani, visto l'assessorato alle politiche giovanili, cosa fare, facciamo, non facciamo, facciamo, perché tanto si parla sempre poco di questo argomento, e vedere dai giorni che c'è la mostra, l'affluenza, poi la testimonianza anche degli insegnanti, proprio non posso che essere soddisfatto. Essere soddisfatto io come assessore, ma anche l'amministrazione. Oh, è una mostra utilissima. I ragazzi della scuola alberghiera di Abano hanno sicuramente, ne trarranno grande vantaggio, porteremo molte classi perché è un tema caldo e che vede molti nostri ragazzi in una situazione di fragilità, e quindi più se ne parla meglio è. E come diceva la collega, è utilissimo affrontare il tema, perché si parla comunque spesso di droga, ma non si affronta nel senso tematico di approfondimento cosa significa. Credo sia importante partire da questo tema per allargarlo, poi cercando di evidenziare quanto possa essere legato anche a un disagio che vivono in famiglia, che vivono nel sociale i ragazzi. Quindi partiamo da qui cercando di capire cosa ci sta dietro e comunque evidenziando quali possono essere le conseguenze nell'uso delle sostanze. Si parla così di droga, c'è chi ha paura e chi invece ha voglia di conoscere, cioè ha voglia di conoscere quello che gli effetti che possono dare alcune droghe, perché vengono tanto parlate, di cui vengono tanto nominate alcune droghe, ma non si sanno veramente gli effetti, le cose. E quindi c'è anche la voglia di sapere cosa fanno.